Allora, Alessandra Capalbo, coordinatrice del Movimento Civico e Popolare, un po' un bilancio dopo circa un anno e mezzo di attività amministrativa, è uscita con una nota piuttosto critica, insomma boccia l'amministrazione Stasi. Buonasera, innanzitutto grazie per questo tempo che mi state dedicando. Sono uscita con una nota critica. In realtà è diverso tempo che io esco criticamente nei confronti di questa amministrazione come voce del movimento che coordino. Purtroppo non è che vogliamo attaccare a tutti i costi l'amministrazione o il sindaco Stasi, è che è sotto gli occhi di tutti che questa città fa fatica a decollare. Chi soprattutto ha frequentato quei palazzi sa che non era facile fare il sindaco di una città complessa come Corigliano Rossano, che viene fuori da una fusione di aree che già hanno delle complessità, insomma, ataviche. Per cui nessuno si aspettava, come spesso si dice, la bacchetta magica e che tutto andasse a rose e fiori. Però è da un anno e mezzo che noi non vediamo proprio l'impegno di questa maggioranza per far sì che le cose comincino a funzionare. Cioè, Corigliano Rossano oggi doveva essere un cantiere, doveva iniziare proprio a far decollare tutti quei progetti che portano la città verso l'unificazione reale, non semplicemente l'unificazione del nome, della carta. Cioè, noi dopo un anno e mezzo non abbiamo ancora uno statuto. Cioè, la carta magna della città ne stiamo ancora discutendo, la città non ha ancora il suo nome, cioè questo nome asettico col trattino al centro. Cioè, sono tutte cose che ovviamente portano i movimenti di opposizione, ma così come tutti i cittadini, perché poi alla fine l'opposizione, che poi dovrebbe essere minoranza e non opposizione, perché quando si lavora per una città si lavora tutti insieme, l'amministrazione è tutta. Però ecco, la cosa che noi rimproveriamo a questa maggioranza è il volersi a tutti i costi trincerare nell'arroganza, nella presunzione di essere tutto e di poter fare tutto da solo. Cioè, è come se gli esponenti della minoranza non ci fossero. Sono progetti che vanno attuati, affinché possano essere attuati, devono essere studiati assieme. L'opposizione non è mai coinvolta in questi grandi progetti, né tantomeno possiamo dire che questi progetti siano sbagliati, perché di fatto in un anno e mezzo questi progetti noi non ne abbiamo visti, non abbiamo contezza di quello che la maggioranza sta facendo. Io ringrazio ancora una volta, così come ho avuto modo di farlo personalmente, il presidente della Commissione Statuto, la Maria Salimbeni, perché ci invitò come forze, movimenti politici del territorio, a partecipare alle commissioni sia dei bilanci che di alcune commissioni di bilancio che dello statuto, per poter parlare finalmente, insomma, a più voci della nascita di questa città. Però poi questi incontri sono fini a loro stessi, cioè non hanno una funzionalità, cioè come se fossero più propaganda che di fatto una funzionalità spicciola. E quindi ecco, si fa un passo indietro, cioè un passo avanti e quattro indietro, mi scusi. E per cui la mia nota critica, l'ultima, esce proprio da una esplosione di ovviamente mandare giù tante cose negative che si vedono in giro. La scuola, per esempio, no? Sentire che per ben due volte il TAR boccia l'ordinanza di un sindaco e sentire la difesa della maggioranza per questa bocciatura. Cioè, io non boccio sinceramente il sindaco per la decisione che ha preso, perché, come ho scritto anche nella nota, un sindaco di una città complessa deve avere coraggio nelle sue scelte e le deve perseguire fino in fondo. Quindi, se sono il sindaco di questa città, è chiaro che devo fare delle ordinanze e renderle però attuabili. Cioè, non posso dire, ho sentito dire che ci sono più casi e quindi devo chiudere la scuola e io sono il sindaco e il TAR non mi può dire nulla. Questa è arroganza. Lei, ragazzi, devono tornare a scuola oppure? Allora, questo è un problema che sta dividendo un po' tutto, sia il mondo scientifico, che gli addetti ai lavori, i genitori, la maggioranza stessa. Ho visto che c'è chi è d'accordo, chi
Da un punto di vista, diciamo, di crescita, si sta negando a questi bambini un momento fondamentale. Se noi pensiamo all'aula in sé, come sono strutturate, io credo che il pericolo di contagio non ci sia. Però è tutto ciò che porta il bambino a scuola, che ovviamente è impossibile, no? Che si controlli ciò che il bambino fa prima di entrare in quell'aula. Quindi io non mi preoccupo delle 5 ore scolastiche, io mi preoccupo di tutto ciò che c'è prima e c'è dopo. Allora, il punto, lei è dalla parte dei giudici del TAR o dell'amministrazione? Allora, io penso che l'amministrazione abbia un po' sfruttato, ecco, il Covid per camuffare delle defiance per quanto riguarda gli edifici scolastici, perché noi stiamo vedendo, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la scuola di Osto, è uscito un articolo dell'assessore pochi giorni fa in cui si esaltava perché finalmente erano stati consegnati i locali per i bambini della scuola di Osto. Ma noi, cioè, ricordiamo che la scuola Ariosto, i bambini del plesso Ariosto sono stati privati della loro scuola a novembre del 2019, quando il Covid non esisteva proprio. Per cui sono passati diversi mesi, è passato un anno e solo oggi i bambini ricevono l'opportunità temporanea, un'opportunità che deriva, diciamo, da una manifestazione di interesse fatta, bandita a luglio dal comune, per il quale il comune stesso, quindi la cittadinanza di Corigliano Rossano, ha impegnato un canone, mi pare che si parla di quasi 100.000 euro per i locali dell'Ariosto. Per cui io non ce la faccio ad applaudire la maggioranza per questo, cioè sono cose normali. Se la scuola Ariosto va rifatta, è chiaro che io, amministrazione, devo trovare un'alternativa a questa scuola. Non posso poi dire, ma c'è stato il Covid e quindi io non posso mandare i bambini perché devo tutelare la loro salute. Cioè, sinceramente mi sa un po' di alibi, perché è vero. Cioè, io, se fossi stato il sindaco, forse avrei difeso di più le mie ragioni facendo degli incontri sinergici con l'ASP, con la regione. Cioè, visto che comunque la legge italiana è un po' ad interpretazione, no? Perché forse, ecco, andando a ritroso, se il governo centrale avesse fatto una legge imponendola a tutti i comuni, a tutte le regioni, questi problemi noi oggi non li avremmo, no? Ma visto che è a discrezione un po', queste ordinanze possono essere fatte a discrezione, allora a quel punto, ecco, visto i casi, visto che non posso garantire la sicurezza degli edifici scolastici, non posso garantire gli edifici scolastici stessi, allora ho, diciamo, l'opportunità, purtroppo, tra virgolette, grazie al Covid, di dire ai ragazzi di starsene a casa, perché al momento questa DAD, insomma, consente comunque il prosieguo dell'attività didattica stando a casa. È stata un po' arrangiata l'ordinanza, ecco, quindi non, in questo non me la sento di attaccare il sindaco per aver fatto un'ordinanza di chiusura delle scuole. Lo attacco perché non ha saputo perseguire le sue ragioni. Senta, lei ha toccato anche il tema della sicurezza, no? In un momento in cui vi è una recrudescenza preoccupante, no? L'elevazione a distretto del commissariato di pubblica sicurezza, l'elevazione a gruppo, al reparto dei carabinieri, in un momento molto difficile. Cosa può fare da questo punto di vista un'amministrazione? Allora, sono temi un po' particolari, nel senso che noi sappiamo benissimo che un sindaco di una città non è onnisciente, uno, non ha competenze a 360 gradi, due, però sappiamo anche che un sindaco deve tutelare in tutto e per tutto la sua città, soprattutto se è il sindaco di Corigliano Rossano. È una città di 80.000 abitanti, una città nuova, una città che comunque adesso un po' fa da... cioè è sotto il faro, sotto l'attenzione, perché è un po' l'esperimento italiano. E cosa può fare un sindaco? Di sicuro un sindaco non può decidere lui se cambiare, se far arrivare il gruppo, però può sedersi a questi tavoli di confronto, cioè può informarsi a che punto sta l'arte di queste cose. Può essere che lo fa, ma non ce lo comunica. E allora, visto che è un sindaco che all'inizio, no, aveva tante cose da dirci, quello che dico io, perché adesso non parla più? Allora, sindaco Stasi, faccia capire ai suoi cittadini a che punto stanno queste iniziative importanti per la città. Cioè, le strade oggi sono pericolose.
Schiavone è diventato un bronze. Lido Sant'Angelo è impraticabile. Perché le donne devono aver paura di camminare da sole per strada? Cioè, non si sentivano queste cose dagli anni 50. Per cui non è bello. Una città, ecco, appunto dico il passo del gambero, no? Una città che a questo punto doveva essere un cantiere per comunque essere riqualificata, per diventare il fiore all'occhiello di questa parte di Calabria. E invece ci troviamo ad affrontare problemi che in altri posti sono superati da tempo. E il sindaco deve impegnarsi di più, non può isolarsi. Deve istituzionalmente farsi valere, deve far diventare questa città autorevole. E per fare questo non può isolarsi nella sua grandezza, che sia una bravissima persona, un ingegnere in gamba, cioè nessuno lo mette in dubbio, però è il sindaco, ha la responsabilità di quello che poi aveva promesso, aveva saputo anche spiegare, tanto che ha convinto il popolo a votarlo, no? Quindi non è che si deve inventare o deve ascoltare Alessandra Capalvo che le dice quello che deve fare, penso che lo sappia già. Deve impegnarsi affinché questi processi normali si attuino. E per farlo deve comunque innescare quella rete di rapporti che è scontato un sindaco debba avere. Senta, su questo incremento, questo trend in crescita dei positivi, sulla presenza di un polo Covid nel presidio ospedaliero, ma soprattutto sulla crescita, insomma, non preoccupante dei dati, ritiene vi siano anche delle responsabilità di carattere politico o la politica su questi temi deve evitare incursioni? No, io credo che la responsabilità politica ci sia sempre, perché comunque non lo nascondiamo, non l'abbiamo mai nascosto, siamo stati contrari dall'inizio a questo polo Covid, ma non al polo Covid e quindi al diritto alla salute dei pazienti Covid, ma come spesso ha detto il nostro capogruppo Promenzio in Consiglio Comunale, anche fuori abbiamo organizzato anche una manifestazione con altri movimenti politici per dirlo, ovviamente c'è un polo Covid in una città come la nostra che già vive di stenti nella sanità, cioè noi vediamo reparti comunque fondamentali che vengono chiusi perché magari il personale medico e comunque sanitario in genere è stato spostato per creare questo polo Covid. Allora questo non si può accettare, così come magari ecco responsabilità della politica. Anche in questo caso il sindaco non si può ritenere responsabile perché non ha competenze in materia sanitaria, soprattutto per questo. Però un sindaco non può subire le decisioni che prendono in altri palazzi, deve essere partecipe in prima persona e deve difendere la salute dei suoi cittadini. Per cui se qualcuno viene in casa mia e dice che da domani deve nascere questo polo Covid, io comunque mi devo far dare quantomeno delle garanzie. Quali potevano essere queste garanzie? Magari dedicare una delle due strutture ospedaliere se esclusivamente alla cura dei pazienti Covid, spostando il resto nell'altra struttura. Questo forse avrebbe arginato tutti i problemi che poi abbiamo visto che si sono creati, perché non è che noi parliamo per fare le polemiche sterili, no? Perché poi una cosa grave che sta accadendo qui a Corigliano ultimamente, cioè io non mi ricordo che, perché c'è sempre stata insomma in politica tra opposizione e maggioranza, no? Però il fatto che ecco non si possa, cioè l'opposizione ha l'unica arma per farsi sentire è o la richiesta di consigli comunali o comunque mezzo stampa e la polemica tra virgolette. Una maggioranza non può scadere nella polemica sterile e spicciola e quindi rispondere ogni volta che l'opposizione attacca. La maggioranza, se è forte delle sue decisioni, le deve perseguire, deve spiegarle con i fatti. Quello che sta mancando a Corigliano Rossano sono proprio questi fatti. Senta, un'ultima battuta rientra invece nell'economia. Siamo in un momento di crisi, non solo in questa città, voglio dire. Tocca alcuni temi anche importanti, strumenti urbanistici,
piano spiaggia, imprenditoria, ovviamente la costa è un polo turistico anche su questo versante, perché tocca questi punti? Allora, io questo l'ho accennato anche nelle varie domande che ho fatto al sindaco nel mio ultimo comunicato, anche abbastanza lungo, no? Alcuni mi hanno detto però sei stata troppo lunga, però in quel momento mi veniva da chiederle quelle cose, spero mi risponda, spero risponda ai cittadini, perché poi alla fine quando si fanno questi comunicati o quando un consigliere d'opposizione comunque fa delle critiche è sempre perché ci sono dei cittadini dietro che te le chiedono. Noi abbiamo una pagina Facebook di Civica Popolare, le mail ci invadono, i messaggi privati, gli screenshot, cioè c'è gente che davvero qui sta rischiando la fame. Cioè nel 2021 comunque purtroppo la pandemia ha inevitabilmente compromesso l'economia che già insomma qui da noi era un po' precaria, perché si basa su determinati campi che sono andati ad essere toccati proprio dalla pandemia, il turismo per esempio. E allora ecco, io ho chiesto al sindaco se ha pensato per il bilancio di previsione a queste famiglie, a queste attività, a questi imprenditori che sono stati toccati in prima persona. Come? Rimodulando le tasse comunali, incentivando il turismo in qualche modo. Cioè io lo vorrei sapere, io, ma parlo a nome di tutti i cittadini, i gestori dei lidi, tra la pandemia, che voi non vuoi, sicuramente avrà un risvolto anche per l'estate 2021, tra l'erosione costiera, cioè che cosa sta facendo la città di Corigliano Rossano? Perché cioè, ha pensato già a un piano per l'estate che è alle porte, o aspetteremo il 2 luglio per fare di nuovo la solita delibera dove impegniamo i soldi come abbiamo fatto per far venire due... Cioè, sono amareggiata per questo, perché in un momento poi difficile, perché nessuno se l'aspettava, nessuno aveva messo in conto che una pandemia avrebbe sconvolto le nostre vite, e allora la politica deve per forza sedersi a tavolo e riprogrammare tutto, ma non, qui non c'è opposizione e maggioranza, qui ci deve essere un sindaco che si deve alzare la mattina, deve prendere coraggio e dire beh lavoriamo, perché questa città è un disastro sotto tutti i punti di vista, e quindi io voglio capire come possiamo fare a risollevarne le sorti. Questo è quello che io auspico che da domani insomma accadrà. Yes.